bellissima cavalcata meteorologica, direi, quindi addirittura la ritengo una prima fiammata calda africana, ma sarà fatta così, sarà l'anticiclone africano che regnerà sovrano già a partire da oggi e per diversi giorni, quindi prepariamoci ad avere temperature praticamente estive attorno ai 24-26 gradi, quindi giornate ampiamente soleggiate a partire da oggi. Le precipitazioni, ecco, molti ieri mi hanno chiesto: ma io devo andare lì, devo andare là, come sarà? Beh, un'Italia divisa in due. Al centro nord portatevi l'ombrello, se no un paio di calosce, perché darà luogo ad acquazzoni, a qualche nubifragio, precipitazioni anche intense, qualche grandinata, nevicate oltre 1500-2000 metri. Questo perché passano, l'Italia sarà attraversata da perturbazioni atlantiche che interesseranno appunto il nord e parzialmente il centro Italia. Da noi richiamo di aria calda, venti da quadranti meridionali che sbandierano tra Scirocco e Libeccio. E diciamo che è un caldo del mese di giugno, ecco, in sostanza. Pensate che la media del periodo in questi giorni dice come clima massimo 15-16 gradi, andremo a leggere i termometri 24-26 gradi, quindi veramente giornate splendide per diversi giorni ancora, quindi mancheranno le perturbazioni, mancherà la pioggia almeno orientativamente fino al giorno 10 di aprile. Tenete presente che tra sabato e domenica si arriva con l'ora legale e ci sarà da divertirsi. Colonnello, quindi è ufficiale, possiamo procedere con il cambio di stagione? Beh, diciamo di sì, ormai già l'inverno non c'è stato, il generale inverno se n'è andato in vacanza da tanto tempo, l'amico maestrale non ne parliamo proprio, è latitante, quindi possiamo fare, anzi molti andranno già in giro, come ho visto ieri per la città, qualcuno, qualche temerario già sbracciato, erano i turisti poi, più che altro, che avevano caldo, noi senz'altro qualche magliettina leggera almeno per Pasqua e Pasquetta la potremo utilizzare, anche se a Pasquetta ci sarà qualche nube medio-alta stratificata, ma nel complesso farà tanto caldo.